dove stai tu? Vicino alla luce. Possiamo andare. Andiamo? Perfetto. Allora, la prima cosa che volevamo chiederle era questa. Alla liberazione, alla vigilia della liberazione e nelle giornate insurrezionali, dove si trovava lei? Dunque, per l'esattezza, in quel di Clavesana, esattamente alla stazione di Clavesana, dove avevamo messo un comando di polizia partigiana. Dopodiché ci siamo trasferiti, dico ci siamo perché tutto, con tutta la banda, con un carro trainato da un cavallo, perché non avevamo altri mezzi, e ci siamo portati a Carrù, esattamente presso un albergo, non ricordo più se l'abbiamo requisito o no, comunque ci siamo installati lì, in attesa di poter venire a Torino, la guagnata meta di Torino. Come ho detto prima, sono venuto a Torino in seguito, cioè Giorgio, il mio comandante, mi aveva lasciato lì il comando di questi 7-8 uomini. Avremmo dovuto sostituire i carabinieri, perché erano spariti. Poi finalmente è arrivato un biglietto del mio comandante che mi invitava a venire a Torino, dove mi sono precipitato dove ho preso contatti con il dirigente del commissariato di polizia di Mirafiori, dottor Pippo Aurelia, laureato in giurisprudenza, ragazza molto a posto, e dove mi è stato affidato, direi, l'ufficio di requisizione alloggi svuoti o semi vuoti, e lì ho cominciato a lavorare. Poi a un certo punto mi hanno trasferito alla caserma di polizia di via Pesaro, veniva così chiamata, non aveva nomi. Dopodiché mi hanno poi trasferito alla Valdocco, e cioè alla Franco Balbi. Finalmente sono stato chiamato al reparto Celere, dove ho vissuto i primi anni abbastanza brutti per servizio d'ordine pubblico. Lì abbiamo avuto lo sciopero Togliatti, lo chiamiamo sciopero Togliatti in seguito all'attentato che c'è stato, la città si è paralizzata, e lì ho avuto diverse avventure che sono andate tutte a lieto fine. Il suo ricordo, lei quindi viene a Torino da Carrù in che data? Erano i primi di maggio. I primi di maggio. Il suo ricordo dell'arrivo nella città, qual è? Cioè, che cosa aveva trovato? Beh, avevo trovato una città disastrata, una città che tentava a riprendersi, i tram che funzionavano poco, il mangiare che era duro, che non si trovava da mangiare. Meno male che noi avevamo una mensa e ci sfavavamo la mensa. D'altra parte si doveva trovare i viveri e mandavamo dei camion ci aveva imprestato la Fiat con buoni di requisizione, e si andava a requisire maiali, vitelli, quello che ci serviva per la mensa. E lì si mangiava abbastanza bene, ma ho provato qualche volta ad andare al ristorante, ma c'era qualche adesso dice. Per noi sembrava chissà che cosa andare al ristorante, sembrava di ritornare nella civiltà, ecco, però non c'era grandi soddisfazioni. Nel momento in cui lei arriva a Torino, lei è già inquadrato nelle forze della questura? Sì, sono inquadrato col grado di sottotenente, appunto dirigevo questo ufficio
direi di requisizione alloggi, e poi, come ho detto prima, mi hanno mandato alla caserma di Via Pesaro a comandare un plotone, non mi ricordo più, una compagnia, non mi ricordo più, era un po' arraffati lì. Ecco, la situazione delle forze di polizia alla data in cui lei arriva, che cosa trova? Com'era organizzata? Beh, c'era un po' di caos, per dire la verità. Non è che tutto filasse a meraviglia, anzi, noi avevamo molte ristrettezze, tra l'altro ristrettezze di benzina, che riuscivamo a supplire approfittandone. Adesso devo dire una cosa, la polizia fa anche. Approfittandone di qualche bidone che pagando si davano gli americani, perché a fianco del commissariato di Mirafiori c'era un comando di americani, ecco, anche per poter viaggiare. Vabbè, la Fiat ci ha aiutato molto, perché quando ci dava il mezzo ci dava anche la benzina per poter viaggiare, compreso l'autista. Una cosa che invece ci interessava era la prima volta che è entrato nel palazzo di Corso Vinzaglio, quello della questura. E che cosa ha trovato e come lo ricorda? Sì, mi pare di essere andato a trovare il questore, ecco. Indubbiamente ho trovato molto ordine in confronto al caos che avevamo a Mirafiori. Cioè, a Mirafiori c'era un po' un bordello, e invece lì avevo trovato abbastanza disciplina, abbastanza ordine. Ma l'impressione è stata buona, ecco, l'impressione è stata buona. Anche se mi dicevano non è che ci guardassero con buon occhio, perché lì erano rimasti i poliziotti repubblichini, eccetera. Comunque, anche in quel periodo l'abbiamo superato. Io ho avuto al reparto Celere mezzo plotone di ex repubblichini e mezzo plotone di ex partigiani. Ogni tanto si cazzottavano, io questo lo so, lo sapevo dai sottufficiali. Poi intervenivo, facevo da paciere, e si trova avanti, però erano bravi ragazzi, ecco. E Giorgio Agosti, il questore, come lo ricorda? Ma io lo ricordo molto bene, molto, con molta simpatia, con molta anche nostalgia. Un funzionario molto deciso, di poche parole, e ho avuto due o tre episodi che io ritengo abbastanza belli, ecco. Quello del passaggio della Repubblica, cioè il referendum Repubblica-Monarchia, dove so che sono stato, mi manda a chiamare e mi dice: ti prendi un tuo plotone, vai a fare un giro molto lungo, molto lungo. Mi pare che fosse a Santa Rita. Dice: lì stanno dando l'assalto alla sede del Partito Monarchico. Cerca di arrivare. Abbiamo capito, avvocato, ho capito. Quando siamo arrivati, avevano distrutto tutto. D'altra parte, credo che non avessimo le forze per contrastare, ecco. Poi allora ho telefonato, perché allora le radio non funzionavano. Mi ha detto: adesso ti do un altro compito. Vai a fare il baciamano. Ah, avvocato, io non ho mai fatto nessun baciamano, cosa vuoi? No, io te l'ordino. Vai su in via Carlo Alberto, all'ultimo piano ci sono delle signore che piangono, tu valli a consolare un po'. Va bene, avvocato, andiamo. Allora sono andato su, così ho fatto. E loro piangevano: adesso come farà il nostro benamato sovrano a vivere? E ho detto: non si preoccupi, che campa lo stesso, che campa lo stesso. Ma lei ce lo garantisce, senz'altro. Poverino, facevano anche pena, d'altra parte. Questi sono i due episodi che ricordo con piacere, ecco.
che fanno un po'. Invece in quella situazione difficile dell'immediato dopoguerra, quindi con una città, come le diceva, disastrata, che aveva tutte le conseguenze della guerra su di sé, ecco, la giornata di un poliziotto, la giornata di chi si occupava dell'ordine pubblico e di tutti i problemi di quella città, qual era? Dunque, noi avevamo, grazie al capo di gabinetto, il dottor Alitto Bonanno, funzionario molto in gamba, non troppo ben visto dai colleghi perché ha fatto una carrierona grazie alla resistenza, così dicevano. Formidabile organizzatore, noi avevamo, era stato istituito un pronto intervento che veniva chiamato pronto intervento celere. C'erano una squadra sempre sul chi vive, appena venivano chiamati, partivano e subentrava subito la seconda squadra. I reati allora non erano grandi cose. Furti, corna, reati di ordinaria amministrazione, se vogliamo. Ubriachi, e questa era un po' la nostra vita, ecco. Il tempo libero lo facevamo con l'istruzione, istruzione sulle armi, istruzione di ordine chiuso, queste cose qui, ecco. Invece rispetto diciamo, alla cattura, alla ricerca di ex fascisti che si erano anche macchiati di crimini, ecco, lei ha qualche episodio in No, questo? per dire la verità no, non ne ho, perché noi ci siamo sempre, direi, interessati dei reati comuni, ecco, dei reati comuni, non dei reati politici. Lì c'era una squadra politica che funzionava bene, so che avevo degli addentellati anche alla squadra, siamo andati qualche volta per rinforzo. So che per esempio, per quanto riguarda la politica, siamo anche andati a Cuneo. A Cuneo, quando, adesso non ricordo più, se venne a parlare il comandante della divisione che era stato in Russia. Non mi ricordo più, so che lui era un candidato del Movimento Sociale. E so che a un certo punto è stato uno spettacolo. Io ero in Viale degli Angeli, appostato lì per entrare, a un segnale convenuto, una quarantina, cinquantina di clerici sono scesi dagli alberi per menare, vedere gente vestita da prete, da sacerdote, era un po' inusuale, ecco, era un po' inusuale, ci hanno preso il posto a noi. Ma per quanto riguarda i reati, no, siamo andati qualche volta di rinforzo, sì, perché non è che avessero grandi dipendenti la squadra politica. Comunque, non c'è stato cioè non abbiamo avuto proprio quei compiti specifici. Ecco, secondo lei in questa riorganizzazione delle forze di polizia a Torino, il ruolo di Agosti qual è stato? Ma per me il ruolo dell'avvocato è stato molto incisivo, ecco, perché si è dato da fare, si è molto da fare. A noi mancava tutto, mancavano divise, mancavano uniformi, mancavano mezzi, mancavano armi. E so che si è interessato molto, mancava anche il mangiare, tra l'altro. Non è che avessimo grandi possibilità. E so che lui veniva spesso a trovarci e a me faceva molto piacere perché poi faceva il solito pistoletto ai dipendenti, sa.
sempre accompagnato dal Litto. La nuova per me ha fatto molto per quanto riguarda, era un po' la sua pupilla il reparto Celer, erano poi 120 uomini, non erano granché, dotati di mezzi abbastanza veloci, non troppo sicuri perché erano tutti residuati di guerra. Io so che mentre infilavo Corso Vinzaglio da via Cernaia, girando mi è scappata una ruota e non ero in gamba mi ammazzavo. È andata bene. Cioè, erano un po'. Anche per esempio le armi che avevamo. Avevamo delle armi che erano state requisite dalla polizia fascista ed avevano un grosso difetto. Se si premeva il calcio, il mollone faceva scattare e passava la raffica e ci è andata bene diverse volte. Non era una situazione rosea. Le motociclette andavano come potevano, ogni tanto erano ferme. So che per esempio andando a Cuneo, mi pare che siamo fermati 2 o 3 volte, a parte per fare il rifornimento, perché questi disgraziati di G bevevano da matti, e perché alcuni abbiamo dovuto trainarle, perché materiale usato e abusato. C'era un ultimo problema che volevamo, mi aveva accennato prima i rapporti, che c'era un comando americano Sì, alleato vicino al vicino al commissariato. commissariato, sì. I rapporti Gli americani come erano, anche direttamente, anche personali, come? non erano buoni. Noi almeno avevamo la sensazione che di essere della povera gente, ecco. Che ci trascurassero, che ci guardassero dall'alto al basso. Può darsi che fosse un'impressione, può darsi, ma indubbiamente. Io so che una volta in Corso Vittorio, era un posto di blocco, arrivava una Jeep tutta zizzecando e l'abbiamo fermata ed erano dei militari ubriachi, fradici, seguiti dalla Military Police che hanno preso noi, loro, ci hanno portati tutti al comando, che, ubriachi e non ubriachi. Telefonato subito al questore, il questore ha subito mandato un suo funzionario, ci hanno chiesto scusa. Non erano rapporti idilliaci. Secondo noi, si davano anche un po' di ariete, d'altra parte erano i vincitori. Volevamo ritornare un momento, come dire, l'importanza della questura in quel momento particolare del passaggio dei poteri e della città, come lei ha descritto, disastrata, uscita dalla guerra, e poi riprendiamo un momento la descrizione del palazzo, cioè che cosa, cioè non so se ricorda dove era l'ufficio di Agosti, insomma un Sì, po' me questo. lo ricordo bene. Ecco, questa cosa è Mi pare importante. che fosse dunque, perché noi tutte le mattine, smontando di picchetto, portavamo la relazione dei servizi effettuati nelle 24 ore precedenti. E so che per non passare nel cortile, salire le scale o prendere l'ascensore, passavamo tutto nell'interno. Nell'interno salendo, mi pare, al secondo piano, percorrendo un lungo corridoio e poi si metteva nella stanza, in quella grande stanza, che era l'anticamera del capo di gabinetto e quella del questore. So che c'era una porta, me lo ricordo sempre, perché dopo il questore Agosti venne. Mi pare Buttiglione, non vorrei dire una fesseria, mi pare perché so che quando noi facevamo istruzioni nel cortile c'erano questi due ragazzotti che ci guardavano, era poi una lieta, lieta no, come si chiama, ma la sorella di Buttiglione, ecco.
e sto ragazzo era giovane. E so che ci entrava direttamente da casa, dalla loro abitazione, ci entrava nell'ufficio del questore. E gli altri uffici, mi pare che noi avevamo i nostri uffici, gli uffici della celere, camerate, mensa sotto il piano terra. Era stato allestito anche uno spaccio che già funzionava abbastanza bene, questo è molto importante per la ricreazione dei ragazzi, ecco. Ed era, direi, un'attività abbastanza, direi, normale, in raffronto ai servizi che c'erano da affrontare. Non so, adesso non, forse confondo le date, so che noi abbiamo avuto tanto da fare per la Madonna Pellegrina, per la Madonna Pellegrina. Avevano messo su, impiantato su un arco sul ponte del Po verso la Gran Madre di Dio, e so che c'era una moltitudine di persone, che ci hanno quasi travolto, come ci hanno travolto quando c'è stato il disastro del Torino, che avevano messo le bare a Palazzo Madama. E so che a un certo punto il comandante dei vigili ci avvertì che era pericoloso lasciar salire su quella scala degli Ovara, poteva succedere un disastro. E allora noi impedimmo, non l'avessimo mai fatto, si sono ribellati, non capendo il pericolo che andava incontro. E so che noi facevamo delle catene umane e ci hanno proprio travolto, ecco, travolto. E so che un mio collega ebbe un braccio rotto, oppure non so, altro episodio, per esempio, quando arrivavano quegli indemoniati della Piazza Crispi, e le donne più che altro, e noi facevamo la catena umana per non lasciarle entrare, e a un certo punto, quando ci vedevano i gradi, cercavano So che avevo visto il mio collega che sanguinava tutto, e una furibonda, un'ossessa, visto che avevo il gradino di sottotenente che si avvicina, allora io mi sono difeso con le ginocchia. D'altra parte, facevo come potevo. Una cosa ancora ed è riprendere un po' il discorso. Quindi Agosti viene insediato dal CLN come carica della questura, è una carica che tiene poi per 3 anni circa, Sì. quindi fino al 48. Ecco un po' questo discorso, cioè proprio il percorso di questa nuova questura, cioè con l'insediamento del CLN che lei poi trova quando arriva Sì, a Torino. a Torino. Ma secondo me la questura era retta sì dal questore, ma più che altro dal capo di gabinetto, quale faceva tutto il cattivo tempo. Ragazzi, una persona molto in gamba, tanto è vero che mi pare che nella carriera sia andato a finire a fare il questore di Milano, io l'ho seguito, e poi forse anche il questore di Roma, non vorrei dire una fesseria. Adesso mi pare che sia già persino mancato, Alito Buonanno. Era veramente un funzionario in gamba, ecco, che sapeva il fatto suo. Un decisionista, questo era molto importante. Mentre invece in molti altri non c'erano. C'era un po' un tiramolla, un lasciar perdere, tirare avanti. Ma io ritengo che sia stato un periodo necessario, ma senz'altro, perché erano tempi non brutti, non belli. Sa. Lo sciopero che noi continuiamo a chiamare sciopero di Togliatti ci ha messo a terra, e come reparti c'era soltanto il reparto celere che funzionava, e gli altri erano spariti tutti. Certo.
un'ultima cosa, in quella, cioè, è chiaro che la questura all'interno delle cariche nominate del CLN era un punto importante, Ah, beh, indubbiamente. perché il CLN nomina il prefetto, il sindaco, che poi certo ci saranno poi le elezioni, e il questore. Cioè, quindi sono le tre cariche importanti della città. Quindi il fatto che vengano nominati dal CLN e che quindi ci sia vuol dire che si pensava che la funzione della questura fosse fondamentale in quel momento. Cioè, secondo lei era una funzione importante quella della Ma questura che diventasse anche una delle cariche su cui il CLN aveva. sì, aveva scelto bene nel scegliere, secondo me, un funzionario ex magistrato, un funzionario che sapeva il fatto suo, ecco. A parte la personalità che era, io non ho mai visto tentennare in situazioni abbastanza delicate. E che ci andava proprio, secondo me. E io ho avuto sempre una grande ammirazione per l'avvocato. Noi continuiamo sempre a chiamare l'avvocato. Cioè, per me era la persona giusta nel momento giusto, ecco. Qual era la funzione della questura? Qual era il compito della questura? In modo particolare, il mantenimento dell'ordine pubblico. Questa è la cosa più importante, direi. E poi la repressione dei reati, ecco. Furti, omicidi, eccetera. Ma più che altro era l'ordine pubblico, perché l'ordine pubblico lasciava un po' a desiderare. C'erano le passioni politiche che esplodevano. So che abbiamo avuto diversi fatti, per esempio. Mi ricordo bene quando c'è stato il ballo delle Caterinette ed era, i compagni l'hanno preso un po' come uno schiaffo, come un insulto alla povertà, ecco. E so che hanno cercato di impedirlo e noi avevamo dovuto ostacolare. Eravamo sempre in mezzo al guado e lì hanno spaccato quella vetrata, ci siamo stati anche dei feriti, però siamo riusciti a evitare che entrasse dentro e distruggessero tutto. Questo è stato C'era un problema di ordine un pubblico. problema dell'ordine pubblico e si sentiva il problema, ecco. Cioè noi abbiamo avuto per esempio dei casi in Piazza Crispi, me lo ricorderò sempre, che arrivati di corsa perché si stavano picchiando e delle bellissime ragazze si sono sdraiate per terra. E allora abbiamo dovuto fermare, bloccare, non siamo riusciti, direi, a intervenire. Potevamo mica metterle sotto. E qua è una tattica loro che se non erano gli autisti in gamba, oppure il fatto del microfono di Dio, di padre Lombardi, questo me lo ricorderò sempre, Piazza San Carlo contro il podestà, il sindaco Negarville, e lì è successo un pandemonio, proprio un pandemonio. Abbiamo dovuto dare tante di quelle manganellate per non lasciare sopraffare questi due oratori, perché cioè, la folla quando è scatenata non capisce più niente. E so che lì l'abbiamo vista brutta. Poi anche l'unità ci ha attaccati, ma pazienza, ognuno fa il mestiere che fa. Ecco. Accanto all'ordine pubblico c'erano poi i reati Sì, comuni. reati comuni, Ecco, sì. e l'ultima cosa che le chiedo è questa. I reati, diciamo, economici, cioè quelli legati al problema dell'alimentazione, al problema erano molti?
Direi che erano abbastanza. E, per esempio, noi siamo dovuti intervenire a Trofarello, perché a Trofarello avevano fermato chiamiamoli dei borsari neri, e li stavano sequestrando la merce, e si sono ribellati, e pare che abbiano anche tirato fuori le armi. Si è iniziato una specie di conflitto a fuoco, dico una specie, cioè che noi tra l'altro siamo riusciti ad arrestare, e c'era tra l'altro un mio partigiano. Ora lo faccio. Legato a quelle condizioni. Finito. Grazie, Dove si volte in mezzo. Ma chi non le ha vissute non si rende più conto di quelle difficoltà che lei Ah, ci ha detto adesso. ma vivevamo un po' così, un po' la buona, ecco, un po' la buona. Grazie Ma molte. si immagini, dottore, è stato un Ci piacere. aggiorniamo in vari...